Oggi parliamo di magia. Infatti molti di voi, quando vedono le mie storie, quando scatto gli abiti a parete senza stampella e senza manichino, mi chiedono come faccio a posizionarli sulla parete. Vi voglio appunto fare un video, perché me l'avete chiesto in tanti, e spiegarvi qual è tutto il processo e il flusso di lavoro per scattare al meglio e soprattutto nella maniera più semplice possibile gli abiti in stile flat shot. Ciao a tutti, io sono Marco, fotografo pubblicitario. Vivo e lavoro a Londra e qui sul canale porto un sacco di contenuti di fotografia super interessanti. Quindi se ancora non mi segui ti invito a farlo iscrivendoti al mio canale, lasciando un mi piace, un commento di supporto. Entra anche nella community Telegram, c'è un link qui sotto in descrizione, siamo più di 100. E soprattutto seguimi su Instagram, dove puoi rispondere ai sondaggi e soprattutto dare un'occhiata alle storie che pubblico dal set. Prima di entrare nel vivo di come si va a realizzare il set e soprattutto come si vanno a posare gli abiti, voglio spiegarvi perché scatto in questo modo, quindi senza l'utilizzo di una stampella o un manichino. Vi dico comunque che io scatto anche su manichino, non per questo brand, ma in generale quando eseguo scatti flat shot, quindi senza manichino, a parete, vado a praticamente attaccare gli abiti sulla parete piuttosto che utilizzare la stampella, per due motivi. Il primo, perché devo stare comunque a rimuovere sempre la stampella, che per quanto possiamo utilizzare quella in metallo sottile, c'è comunque su molti vestiti, può dare problemi, ma anche perché la forma che va a dare alle spalle è spesso sbagliata. Infatti le stampelle non vanno a ricoprire la spalla proprio fino a dove c'è la curva della spalla stessa, bensì magari finiscono qui e poi c'è la spalla che va a pendere, quindi è comunque richiesto un aggiustamento ulteriore. In questo modo quindi vado a risolvere il problema di dover posizionare la stampella, aggiustare l'abito eccetera, togliendo proprio la stampella e posizionando direttamente l'abito. Adesso, come costruisco il set? Vi faccio vedere anche qualche scena, così riuscite a capire meglio quello che vi dico. Innanzitutto utilizzo un pannello in polistirolo da 1 metro x 2 metri. Questo è il minimo proprio da utilizzare, perché se abbiamo degli abiti lunghi e degli abiti comunque che possono diciamo essere voluminosi e larghi, andiamo poi in difficoltà sulla fase di scatto. Anzi, in realtà secondo me quello che utilizzo è pure più di 2 metri, sarà 2,10 m o 2,20 m, se non 2,30 m, però non mi ricordo benissimo. Quindi minimo è 1 metro x 2 metri. Poi vado ad attaccare della carta bianca Colorama Arctic White sulla superficie bianca del polistirolo, in modo da avere una superficie super liscia e non appunto la texture del polistirolo. In questo modo ho il bianco che mi servirà da sfondo per i miei abiti, più un pannello sul vetro che mi permette di utilizzare i pin da sarta, che sono proprio il trucco magico di questo video. Ovviamente la carta la vado ad attaccare utilizzando della duct tape, che è quella carta adesiva molto molto resistente, mentre potete utilizzare ovviamente qualsiasi tipo di scotch o nastro adesivo se non avete la duct tape, ma vi consiglio di averla perché può essere utile anche in altri contesti sul set. Adesso, pronto il mio pannello, lo posiziono a parete e una volta fatto ciò sono pronto a scattare. Prima io scattavo praticamente appendendo la stampella a questo pannello e poi andavo con i pin ad aggiustare, come vi dicevo, la forma delle spalle, se c'è da allargare un po' il vestito e renderlo più grosso e voluminoso, ma appunto rimuovendo la stampella in che modo adesso mantengo gli abiti sempre con i pin. E vi starete chiedendo, beh sì, magari due magliette e due vestitini così leggeri li appendi. Io vi dico che ci appendo anche giacche, giacconi, qualsiasi tipo di cosa, e vi spiego come. Prima di darvi qualche consiglio sullo styling, parliamo anche delle luci. Questo ovviamente dipende dal tipo di richiesta che vi va a fare il cliente, quindi non è un qualcosa che dovete seguire proprio alla lettera, ma vi posso dire che su questo tipo di fotografie vi sconsiglio innanzitutto l'utilizzo di due luci frontali, quindi una luce a destra e una luce a sinistra, perché sono scomode, vanno a creare una doppia ombra sul vestito che spesso non è bella da vedersi. Io infatti odio questi set con luci parallele. Scegliete una luce, in questo caso utilizzo un softbox da 120, lo vado a posizionare frontale destro, quindi mai frontale completamente, perché sennò appiattiamo tutte le ombre e perdiamo la tridimensionalità soprattutto dei dettagli del vestito, quindi leggermente a destra o leggermente a sinistra. Se dovesse essere necessario, potete posizionare dei pannelli in polistirolo per schiarire uno dei due lati. In questo caso non lo faccio perché mi serve l'ombra molto scura e proiettata, ma basta, se dovesse essere necessario, posizionare un pannello a destra o a sinistra che riflette del bianco.
Quindi luce frontale, adesso non vi sto a dare nemmeno le impostazioni della fotocamera perché non servono, nemmeno le impostazioni del flash. Vi posso solo dire che dovete scattare con un diaframma che va da 8 a 13, anche perché essendo scatti piatti, quindi a parete, non hanno bisogno di una grossa profondità di campo. Quindi state tranquilli se utilizzate diaframmi anche di 8, vanno già benissimo. Potete scattare a 50 mm, non andate troppo in grand'angolo, se no si percepisce, quindi dai 50 mm in su, ISO e tempo di scatto ovviamente rapportati alla tipologia di flash che si va ad utilizzare. Un 125esimo il tempo di scatto, ISO per bilanciare bene l'esposizione. Vado ovviamente anche a seguire il bilanciamento del bianco e dell'esposizione utilizzando un color checker. Se non sapete come si fa, ho realizzato dei video sul canale appositamente, quindi date un'occhiata a quei video perché sono super interessanti, soprattutto per chi non ha un esposimetro. Quindi una volta parlato di come si monta questo pannello e come si montano le luci, adesso possiamo parlare dello styling. E qui vado anche abbastanza veloce perché poi molte cose sono intuitive. Innanzitutto, per appendere e dare quindi struttura al vestito, quello che faccio è prendere il colletto, lo prendo letteralmente così e metto un pin a destra e un pin a sinistra. Il pin lo vado a mettere inclinato verso il basso, in questo modo ho più resistenza alla gravità del vestito che va a tirare verso il basso e quindi già in questo modo riesco a supportare. Se ho bisogno di ulteriore supporto, quello che faccio è mantenere il vestito in questo modo, quindi col mignolo e col pollice proprio sul collo in questo modo. Mantengo il vestito alla parete e metto i due pin. Se ho un abito pesante, continuo a mantenere, prendo altri due pin che sono tutti messi già da prima dentro il pannello in polistirolo, quindi li metto già prima proprio perché così li prendo senza magari prenderli da uno sgabello, dal pavimento o quello che sia. Quindi infilateli semplicemente nel pannello, li togliete e li rimettete. Quindi se dovesse essere necessario, continuo a mantenere, aggiungo altri due pin. Quindi posso avere un 4 o 6 pin di supporto totale. Adesso, dopo questa cosa, quello che vado a fare è dare forma e struttura alle spalle. Se vi può essere comodo, potete anche disegnare con una matita la forma delle spalle e i punti di riferimento di un vestito in generale che potete andare a seguire sul pannello. Io faccio in questo modo, quindi in generale sfrutto i buchi. Quindi faccio i primi due buchi, do una struttura e quindi poi so sempre che le spalle stanno in quel punto, andando a sempre a utilizzare più o meno gli stessi buchi, senza ovviamente ribucare dove ho già forato. In questo modo quindi do struttura alle spalle, alzo la spallina, faccio un pin, alzo l'altra spallina, metto un altro pin e in questo modo poi se ho necessità posso ampliare, in questo caso dipende da quello che scattate, ma io ci scatto di tutto, quindi non dite ah Marco questo non ci riesco, questo non ci riesco. Non so quante clip ho a video, quante tipologie diverse di abiti ho, ma ho scattato pantaloni in ecopelle, quindi molto difficili da forare, li riesco a forare tranquillamente. Potete utilizzare anche il ditale da sarta per inserire i pin se non avete abbastanza resistenza sulle mani. Poi ci ho fatto delle giacche, delle camicie, delle magliette, dei top trasparenti, top pesantissimi con paillette, cioè veramente ci ho fatto di tutto, vestiti lunghissimi, ampi, stretti, cioè di tutto, ma vedete anche già video di quello che vi sto dicendo appunto. Ovviamente sui pantaloni e sulle gonne è molto più semplice, pin a destra, pin a sinistra. Quello che faccio sui pantaloni, molti tendono a cadere verso il centro, quella cosa succede anche se utilizziamo le stampelle con la clip a destra e a sinistra perché al centro non ha struttura, quindi prendo il centro del pantalone, lo tiro un po' su, metto il pin, in questo modo le gambe si vanno a restringere, cercando il giusto compromesso tra uno styling comunque fatto bene, perché molte volte tirando su si vanno a creare le grinze nel cavallo del pantalone, quindi in quel caso se proprio si vengono a creare delle brutte grinze lo lascio leggermente più aperto e poi con lo strumento alterazione marionetta in Photoshop vado a chiudere un pochino le gambe del pantalone. In generale le giacche e vestiti rigidi sono la cosa più semplice da appendere, perché appunto mettete veramente due pin a volte e si mantengono da sole, perché le giacche hanno già una rigidità, no? Se volete proprio, lì dipende dallo styling, molte volte il cliente vuole la giacca completamente dritta, chi lo vuole con le braccia leggermente aperte, quindi anche lì prendete due pin e allargate. Per evitare di ritoccare tutti questi pin, cercate di posizionarli all'interno delle maniche per quanto riguarda ad esempio le giacche, magliette, eccetera. Quindi anche se c'è una gonna, posizionatela all'interno da sotto e da sopra, in questo modo non dovrete stare a ritoccare. Poi dove proprio è necessario andare a dare struttura dall'esterno, vado a posizionare il pin semplicemente sul capo e poi lo ritocco.
Se vi può essere utile, potete acquistare dei pin, quelli che hanno la pallina sul davanti. In questo modo riuscirete a individuarli molto più velocemente in fase di post-produzione, soprattutto se utilizzate dei colori opposti all'abito. Quindi se scattate un abito blu, utilizzate dei pin gialli. Se scattate degli abiti rossi, utilizzate dei pin neri o blu, quindi molto a contrasto. Io di solito utilizzo proprio quelli piccolini, così anche se dovessi dimenticarmene qualcuno, quando l'immagine è in bassa risoluzione sul web va quasi a scomparire. Ma in generale, appunto, cerco sempre di fare uno zoom e dare un'occhiata a tutto l'abito proprio per avere un ritocco quanto più pulito. Anche lì poi magari vedremo un video a parte sul canale su come effettuare il ritocco, ma se ci sono ulteriori domande e curiosità fatele qui sotto nei commenti, anche solo per supporto, ma vi invito a provare perché vi renderete conto di quanto è semplice questa cosa, e soprattutto quando andrete a capire i meccanismi di come fare una cosa piuttosto che un'altra, io vi dico che riesco a scattare in un giorno lavorativo di 8 ore 150 capi mixati, quindi magliette, camicie, gonne, pantaloni, c'è di tutto, perché appunto per questi clienti noi facciamo delle collezioni che includono sempre un po' di tutto, anche accessori. Se questo video ti è stato utile, fammelo sapere qui sotto nei commenti, fammi sapere se proverai a scattare gli abiti in questo modo e se hai mai visto qualcuno scattare in questo modo, perché io effettivamente sono stato su molti set e ho portato io l'innovazione provando a fare questa cosa. Noi ci vediamo in un prossimo video, nel mentre continuate a scattare belle foto, fatemi vedere i vostri set che realizzerete taggandomi su Instagram, mi raccomando, io riposto sempre le vostre storie. Lasciate un mi piace per supportarmi, continuate a fare belle foto, noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Marco, ciao a tutti!